dal posto. Sì, ma andiamo sul palco, quota festa, come sei? Hai Barbarossa? Ciao, questo è il saluto dei nostri asinelli che con il dell'associazione Compagnia degli Asinelli. Adesso vi chiedo, prima di qualsiasi altra considerazione, delle parole relative al verso che voi avete appena sentito. Te le chiedo, passo io. Delle parole che vi vengono di pancia relativo a questo verso: simpatia, natura, inaspettato, stridente, straziante, richiesta, divertente, lucignolo, altri tempi, scuola, fatica, ignoranza, fame, tamburo, orecchie, latte, non andare via, grigio, Pinocchio, insomma. Io aggiungo ignorante, stupido, lavora, non hai capito niente. E poi aggiungo intelligente, caparbio, furbo, riconoscente, generoso. Dipende. 15 anni fa ho conosciuto l'asino sulle rive del Noncello, Pordenone, grazie al nostro mastro asinaro Silvano, un cavallaro che poi è andato in pensione e si è dedicato al mondo degli asini. Il preludio del turismo a chilometro zero lui lo faceva in latteria con dei volantini attaccati dalla cassa. E noi eravamo un gruppo di amici con bambini piccoli, abbiamo iniziato a camminare con lui e magicamente abbiamo visto che i bambini camminavano e non rompevano più. È stato bellissimo al punto da voler fondare un'associazione APS che era molto più snella di quella che purtroppo, come abbiamo appena parlato, era veramente più facile nella gestione. E da lì abbiamo cominciato a condividere questa passione per gli asini e a organizzare degli eventi che potessero essere nelle nostre corde, che eravamo, noi siamo un gruppo di amici campeggiatori, amanti della natura, del solidale e di tutte quelle cose un po' visionarie, fricchettone, ma non troppo. E quindi le abbiamo messe nello statuto dell'associazione, che potete tranquillamente vedere online su compagniadegliasinelli.it. E da lì nasce questa bellissima esperienza che portiamo avanti fino ancora adesso, ma che negli anni si è evoluta. Quindi si è evoluta, si è anche professionalizzata al mondo della pet education, della pet therapy, comunque un mondo normato dal Ministero della Salute, perché comunque negli anni è stata fatta un'evoluzione, perciò se vuoi lavorare con le persone devi avere delle certificazioni, quindi la mia partita IVA non è una partita IVA da asinara, ma quindi da coadiutrice dell'asino, quale sono, per poter lavorare con le persone, ma vivo di digital marketing, ok? Come tanti di voi, però ho pensato che fosse più interessante parlare anche di questo aspetto che comunque mi accompagna ogni giorno, perché spesso io dopo una call mi alzo e dopo aver parlato magari con qualche collega o con qualche cliente, prendo la mia macchina e vado in recinto dagli asini. Quindi il primo essere vivente che vedo dopo una call online sono gli asini e mi salutano come avete appena sentito. E questo loro saluto è un saluto profondo che mi rimette in riconnessione con la natura e con me stessa. Non è sempre stato facile, perché comunque è un impegno. Gli asini vivono 30-35 anni e quindi a livello anche associativo, quando poi all'inizio utilizzavamo comunque per le nostre attività
gli asini appunto del nostro mastro asinaro. Però poi abbiamo scelto di prendere i nostri asini, ed educarli e che ci accompagnassero in questo pezzo di vita insieme. Noi siamo tre socie, prima avete parlato insomma anche di altre esperienze societarie. Noi siamo un'associazione no profit, però quello di cui parlavano prima anche le colleghe che si stanno costituendo in una società, comunque è un'associazione di persone che fanno cose insieme e dove nel corso del tempo abbiamo dovuto mediare. Ma l'asino ci ha aiutato. L'asino è medium nelle relazioni, gli animali sono medium nelle relazioni, l'asino è potentissimo. L'asino che per una vita da sempre è stato schernito, è stato utilizzato comunque per la fatica e quella sua stupidità, additato come ignorante stupido, non era nient'altro una richiesta di attenzione per un modo di fare e di parlare completamente diverso. Quindi noi ci siamo messe in relazione con i nostri asini, anche quelli degli altri, per cercare di capire il loro linguaggio. Perché un asino si impunta di fronte a un ostacolo? Ma perché percepisce un pericolo? Allora io lo dovrò aiutare ad accompagnare a superare quell'ostacolo. Questo ha fatto sì che nel corso del tempo noi abbiamo iniziato a strutturare delle attività, prima per le famiglie, per noi stessi. Siamo andati a camminare in montagna, abbiamo organizzato centri estivi, abbiamo fatto un sacco di figate, abbiamo continuato ad andare in campeggio, a mangiare, che proprio tanto che funziona la cosa, no? Perché è sempre quella, ma questo ci ha tenuto vivi. Ci siamo professionalizzati appunto anche facendo dei corsi, scrivendo bandi, chiamando professionisti e appunto abbiamo lavorato oltre che con i bambini, la disabilità in particolare sia adulta che bambina, che bimbi, abbiamo scritto un progetto per lavorare anche con i team aziendali. E poi appunto purtroppo il periodo della pandemia l'abbiamo un po' accantonato e oggi vi volevo parlare anche di come la pet therapy, che noi abbiamo ribattezzato i copi, spero che mi grazieranno, in pet education, perché pet therapy è la pet pesante. Quindi tu te vai a curare quell'asino, che ansia, quindi io sono malato, Dio. No. E quindi lo troverete anche sul sito, noi l'abbiamo ribattezzata grazie a un'amica Topi con cui abbiamo lavorato, Pet Education. Ci piace di più e il team building con l'asino per noi è stato un modo anche di pensare di portare al di fuori a persone che non sono strettamente collegate con il sociale il tema della diversity, perché comunque andare a fare rivalutazione dell'asino, con l'asino, che comunque è un animale stato fortemente, insomma, nei nostri ricordi, nel parlato di tutti i giorni, comunque uno sciocco, okay? Quindi l'asino cosa fa? Puzza, raglia, no? Che orrore. Quindi a lavorare a livello dei team, comunque, proprio sulla diversità e sul concetto di rivalutazione, secondo noi era potentissimo e lo è ancora adesso. E quindi, insomma, io ho voluto oggi raccontarvi questa storia perché può essere d'aiuto a qualcuno che ha voglia di organizzare un team building, magari per un'azienda con cui lavora. I proventi di quello che viene guadagnato comunque vanno all'associazione per pagare gli operatori eventualmente coinvolti nel team building, ma poi servono hanno una ricaduta sul territorio come cofinanziamento magari di altri bandi che vanno a favore comunque di bambini svantaggiati, lavoriamo con servizi sociali o con soggetti più fragili. Per noi questo è fondamentale, il mio piccolo sogno nel cassetto, lo volevo condividere con voi.